Social Café di letteratura con Michele Pinto, autore di Rio Nero, autore di diversi libri in questi decenni scorsi, che ha da poco dato alle stampe per Villani Editore Scuola Maestri Società nella Basilicata Liberale, che ha partecipato alla 50ª edizione del premio letterario Basilicata, saggistica storica lucana Tommaso Pedio, con una importante segnalazione. Ecco, Michele, partiamo da questo libro, questa tua ultima fatica letteraria, che è una sorta di ricognizione, io l'ho definito un po' impegnativa nel senso della sua lettura e anche ovviamente della divulgazione. Da appassionati di storia e di Basilicata e del Vulture, ma non soltanto, è aperto a tante passioni. Sì, insomma, impegnativo lo è stato ed effettivamente è un libro impegnativo, perché quando parliamo di scuola non ci limitiamo soltanto ad un ambito, ad una sfera, ma allarghiamo ovviamente l'orizzonte a tutto quello che è il contesto nella sua complessità. Quindi parliamo di politica, di Di amministrazione, di sociologia, di società, famiglia. Certo. di cultura, di pedagogia, di metodologia, di didattica, di economia. Cioè la scuola, come dire, abbraccia tutto. E Ma tu quindi, parti da molto lontano, parliamo di Unità d'Italia e quindi le vicende anche legate all'unità, al brigantaggio che ha coinvolto l'area del Vulture, la Basilicata. Ecco, fai una ricognizione che viene veramente da esatto. lontano. E per offrire al lettore, come dire, almeno nella mia mente, una idea la più concreta, la più completa possibile, ho aperto questo lavoro con uno sguardo retrospettivo, cioè che cosa era la scuola nel periodo borbonico, il periodo immediatamente, se vogliamo, precedente all'Unità d'Italia. Poi i primi Esatto. passi che la scuola in Italia, ma soprattutto nel Mezzogiorno in Basilicata, ha dovuto compiere per arrivare poi successivamente ad alcune espressioni che francamente non so giudicarle per l'ambiente, l'habitat dentro il quale sono nati. Mi riferisco in modo particolare ad una esperienza meravigliosa che è avvenuta in Basilicata. Ma più che in Basilicata, qui a Rio A Rio Nero, Nero in Vulture. o là, perché dei precedenti di riviste scolastiche in Basilicata ce n'erano, però durarono lo spazio di un mattino. Qui a Rio Nero non è che hanno avuto una grande continuità nel tempo, però insomma siamo arrivati a 66 numeri, quindi Due arrivare grandi ad maestri avere elementari. due grandi maestri elementari, due innovatori, due uomini anticipatori dei tempi. Solimena e Plastino. Diamo i nomi perché probabilmente le nuove generazioni sfuggiranno e non c'è una strada che possa indicare questi due grandi lungimiranti Bene, della bene, pedagogia. esatto. Non c'è. La strada a Vincenzo Solimena c'è. Io ricordo quando c'è stata la revisione della toponomastica, non facevo parte della commissione. Commissione nascono così, mi permisi però suggerire all'allora sindaco Antonio Placido l'importanza della toponomastica. Certo. Perché noi siamo convinti che amministrare, per esempio, comunità grandi o piccole, sia importante dare risposte a quelli che possiamo definire fatti Ma io materiali. alludevo al fatto che entrambi hanno voluto questa rivista fondamentale, appunto, Sì, questa rivista di pedagogia, ma era anche di attualità, di emigrazione, parlava di eventi culturali. Una rivista che ha avuto 50-60 numeri, quindi Cinale. 66 66 numeri. numeri, stampata in una grande, bella tipografia su via Umberto Primo, la Meraviglioso, Torquato meraviglioso. Ercolani, insomma. E Per capire la siamo prima del portata, Novecento, c'erano queste attività in questa città. per capire la portata innovativa e il valore di questa esperienza, va detto che Scuola Italiana Moderna, che ancora oggi È in continua la attività. sua attività mensile, una rivista scolastica mensile, Di carattere nazionale, di ovviamente. carattere nazionale, nacque 15 anni dopo l'esperienza dell'educatore lucano a Rio Incredibile. Nero. Nasce 15 anni dopo nella opulenta Brescia, nella opulenta Lombardia ed è
Questo è un altro elemento caratteristico che contraddistingue e che aumenta, come dire, la portata, l'intensità di questa rivista scolastica, certo, rionerese, certo, che è quella mensile, mentre è quindicinale l'educatore lucano. Voi immaginate all'epoca le tipografie come funzionavano, ancora con tutti i... La tipografia, possiamo dire fra parentesi, voluta fortemente da Giustino Fortunato. Voluta da è Giustino lì, Fortunato, proprio sì. L'animatore di tutto, esatto, quello che accadeva, esatto, in Basilicata, esatto, e a Rio Nero in particolare. Don Giustino, non solo Rio Nero, la Basilicata e il Mezzogiorno, certo, devono molto. Noi ovviamente parlando di una sorta così, muovendo una sorta di idea campanilistica, credo che molto dobbiamo e dovremmo riscoprire non soltanto la sua figura. Assolutamente. Ma insieme alla sua figura quegli uomini che comunque a Rio Nero hanno dato lustro, hanno cercato di dare una svolta. Ecco, tu hai trovato proprio un'immagine nel tuo libro di questa famosa, importante tipografia in via Umberto I, via Umberto di Torquato Ercolani. Dove attualmente c'è il negozio di fiori. Quindi in pieno centro, eravamo in pieno centro. Ma quel tratto di strada, alla fine, nella seconda metà dell'Ottocento, quel tratto di strada era il cuore pulsante di Rio Nero, sì, lì vicino. Io ricordo per esempio gli anni 60, c'era anche un distributore, ricordo, esatto, mia gli anni memoria. 60 io andavo a scuola all'istituto magistrale che era ubicato nel palazzo Giannattasio di fronte al palazzo Lopez, ebbene quel tratto di 100 metri aveva 3 o 4 bar, l'ufficio postale, la banca, cuore pulsante della città, l'economia e poi la piazza lì si passeggiava. Qui tornando alle conferenze pedagogiche, poi negli anni dell'Unità d'Italia hanno formato, certo, fortemente una grande classe di insegnanti. Ma pensiamo che noi all'inizio, subito dopo l'Unità d'Italia, c'era la necessità di istituire scuole, che poi erano di competenza comunale, ma non c'erano i maestri, tant'è vero che venivano affidati anche a gente che non sapeva leggere e scrivere. Si trattava così di assistere, di mantenere. Poi, ecco, questi due maestri, insieme ad altri in verità, hanno avvertito, soprattutto poi le linee, come dire, politiche a livello ministeriale, certo, no? Di pensare ad una preparazione iniziale dei maestri. E in questo libro c'è questo approfondimento appunto di questi aspetti storici che hanno fatto della scuola appunto riferimento. Un faro di riferimento, certo, per le società che stanno evolvendo. E infatti si è pensato come possiamo fare? Si è pensato di fare così con le conferenze pedagogiche, mentre invece, come dire, un livello di formazione più scientifico, più articolato, più completo degli insegnanti elementari si ebbe con Gentile. Al di là di quelle che sono le nostre visioni, la riforma Gentile costituì e costituisce tuttora un pilastro fortissimo della storia della nostra scuola e della legislazione scolastica italiana. Ma io ricordo uno sceneggiato televisivo degli anni 70-80, che era la scuola di Pietralata, di un grande regista che è Vittorio De Seta, sì, e con Bruno Cimino, protagonista, questo maestro assolutamente innovativo, che stravolse un po' qualcosa che veniva già da lontano. Tu hai approfondito il pensiero appunto di Don Milani, e quindi un qualcosa che veniva da lontano, quindi fare degli alunni i protagonisti della scuola. Ma infatti già con Gentile, anzi è prima ancora di Gentile, già con Gabelli, siamo alla fine del secondo Ottocento, 1888, già con Gabelli si comincia a parlare di pedagogia e si comincia anche a vedere nell'alunno non il destinatario di messaggi così, certo, no, che, ma l'alunno come protagonista del suo processo di crescita, certo, e del suo processo di divenire. Insieme alla pedagogia è accompagnata dal grande sviluppo della psicologia, la psicologia della Montessori, per esempio. No, ma non andiamo oltre negli aspetti, perché dobbiamo appassionare il lettore a leggere questo lavoro, che è molto interessante. Ecco, ma veniamo un po' alle figure dimenticate di questa città. Pensiamo all'ingegnere Catenacci, pensiamo a Beniamino Placido. Dimenticate nel senso, Beniamino Placido, insomma, è mancato di recente, e per cui sono emblemi di una città che ha offerto molto in questi decenni, ma io direi addirittura l'intera regione. Certo. La regione che si dimentica di Gesualdo da Venosa, tanto per dire, o di Nicola Chiaromonte di Rapolla, certo, di cui certo, il 18 di gennaio compiono 50 anni dalla scomparsa, ma addirittura ho scoperto a Como una piazza centrale intitolata a Pier Amato Perretta di Laurenzane, che era un partigiano e un magistrato. Cioè,
tanti nomi che questa regione li ha forse un po' accantonati, dimenticati, le nuove generazioni non le conoscono. Che cosa accade, secondo lei, anche nelle politiche culturali? Io sono convinto, dunque, noi da poco abbiamo rinnovato la nostra amministrazione comunale qui a Rio Nero. Che cosa ho pensato di fare? Ecco, lo rendo pubblico questa mia azione. Qualche giorno prima ho scritto una lettera. In questa lettera ovviamente raccomandavo tanto il sindaco di prestare attenzione a quella che è appunto la memoria e l'identità. Ma siamo all'inizio della nuova giunta, siamo fiduciosi che ogni nuova giunta sia sempre alla svolta. Tu che vieni da lontano, come passato di amministratore, c'è sempre stata la speranza, insomma, che questa città avrebbe dovuto così tornare agli splendori del passato. Agli antichi splendori. Dove si è bloccata questa crescita? Io ipotizzo gli anni 80, il terremoto per esempio. Insomma, sicuramente il sisma dell'80 è stata, come dire, è stata una linea di demarcazione. Un punto, ecco, una linea di demarcazione rispetto al passato, però a mio modo di vedere viene anche i prodromi in qualche modo già c'erano negli anni 70, quando si è accentuata la conflittualità tra i partiti, quando si è accentuata la conflittualità in seno al Consiglio Comunale, quando si sono verificate a Rio Nero le prime avvisaglie, come dire, dei palazzinari. Vabbè, è quello il male endemico un po' di tutta che la hanno nazione. Ovviamente col tempo poi aggravato la situazione post-sismica. Parliamo di un laddove noi potevamo ristrutturare il paese, ripensarlo, così come l'avevano pensato i nostri antenati. Armando, Rio Nero nel 1916, per capire che cosa era questa comunità e che cosa era parliamo di paese, piena guerra mondiale, la prima grande guerra. Era l'unico paese, quindi neanche potenza e men che mai Matera, che avesse adottato un regolamento urbanistico. Incredibile, è davvero incredibile. Lungimiranza, vabbè, parliamo poi di quella generazione che poi ha portato fiori di imprenditori. Andiamolo a guardare magari dalla Torre Civica, eccetera, certo. Come urbanisticamente era ben fatto. Andiamo a vedere quella piazza. La piazza... Questo un la attimo, precedente. La piazza Giustino Fortunato e l'orologio hanno una storia, cioè dietro ogni cosa c'è un'idea che muove, sì. Costruiscono lì dove c'è attualmente la piazza, c'era il palazzo di Maria, una famiglia gentilizia, ricca, l'85 viene acquistata dal comune per farne una piazza sull'idea di una agora, cioè un luogo di incontro, e si fa la piazza. Mentre si costruisce la piazza si pensa anche ad avere un simbolo identitario, la torre dell'orologio, la torre civica, visibile dai quattro punti cardinali. Quindi, cioè, e oggi purtroppo, ecco, occultata le cosiddette cose invisibili, fra l'altro rientrano tra le cose invisibili e rientrano, ecco perché, quei personaggi che hanno dato lustro a Rio Nero, che noi dimentichiamo, perché la toponomastica, a mio modo di vedere, è elemento fondamentale. E non basta, ma questo lo affidiamo ai nuovi amministratori, sono i giovani. Certo, è importante. È accennato a quella insomma, la tragedia dei disastri urbanistici, delle mani sulla città, per citare il grande film quando di andiamo a fare Rossi. Quando andiamo a fare le mani sulla città, quando andiamo noi a individuare una piazza, a intitolare una piazza, una strada. Ma non limitiamoci soltanto a mettere piazza Giustino, certo, Fortunato. Mettiamoci sotto anche, perché la toponomastica va fatta in una certa maniera. Così anche il ragazzino di scuola elementare può leggere Sacchiera. Quindi c'è da fare queste cose che sembrano dell'altro mondo. Diciamo che il nostro lavoro è anche quello di stimolare le nuove generazioni, chi amministra. D'altro canto, i giovani che cosa hanno fatto, soprattutto in questo periodo, no? Di rinnovo di amministrazione, i giovani per l'amor del cielo, grande forza, ma hanno bisogno anche di essere sperando guidati. Che non se ne vadano sempre. C'è un vecchio Armando, c'è un vecchio frammento di Eraclito che così recita: se gioventù sapesse, se vecchiaia potesse. Ovviamente.
E qui c'è, ovviamente, come dire, se vogliamo... Si, no? Potrebbe chiudere così, ma mi piace chiederti un'ultima battuta. Il film o il libro che ti ha accompagnato, che è stato un po' la svolta nella tua crescita, nella tua formazione? Allora, io ho scritto anche... Il libro o più libri, io ho scritto anche testi di natura professionale. Ho iniziato da giovane con Scuola Elementare e Cambiamento Educativo. Eravamo nel pieno di un rinnovamento della scuola, dopo i decreti delegati, le prime esperienze di normative sull'inserimento, allora si diceva, degli alunni handicappati, termine ovviamente desueto non solo, ma che non rendeva conto, eccetera. E Scuola Elementare e Cambiamento Educativo è stato il mio primo lavoro, ma era appunto di natura professionale. Quello che tu hai letto, che ti ha cambiato, un lavoro che ti è... di autore, un romanzo, un'opera d'arte, un film, ecco questo. Che ho scritto io, che ho letto. Che hai letto e che ti ha cambiato la vita. Allora, a me, devo dire la verità, non mi dite che sia un nostalgico. Io ho letto, forse perché l'ho fatto allora per questioni, come dire, contingenti. Lo portavo come testo agli esami orali per maestro elementare. Io ho letto... E ho riletto continuamente I Promessi Sposi di Manzoni. Non ditemi che io appartengo, come dire, al passato con tante belle cose. Leggo, certo, continuo ancora a leggere. Però quelle, ecco, è laddove io il concetto della provvidenza. Certo, ci appartiene molto. Ci appartiene, e devo dire, mi ha accompagnato e mi accompagna. La provvidenza... Come dire, è quella bussola che orienta la nostra vita. Noi però, mi piace citare una battuta di un film di Moretti, credo, Gianni Moretti, dove dice: noi in Italia parliamo sempre solo dei Promessi Sposi, ma in Francia c'erano i Diderot, i Voltaire, cioè, in Russia non ne parliamo, sterminati da Tolstoj. Sì. Cioè, noi però ci siamo fermati quasi sempre ad analizzare, forse ci appartiene di più come identità, perché, ecco, apriremo un altro capitolo. Perché la nostra cultura, soprattutto, è una cultura umanistica e cristiana. Questo, certo, è probabilmente è forse emblema. Questo. Michele, dicevamo dei libri, ma il film che ha cambiato la tua vita, uno o più film? Ma uno in particolare, anche perché poi l'ho visto con molta attenzione, il ragazzo Rocco e i suoi fratelli. Lì c'è, come dire, lì c'è un po' l'Italia che cambia. E c'è anche la Basilicata, perché c'è la famiglia parte da qui. La Basilicata, Miracolo a Milano. Cioè, siamo in un momento particolare dove il momento della 500, della 600, che in qualche modo, no, cambiano la vita delle famiglie modeste, i sogni di tante persone diventano realtà, insomma, siamo... E lì poi dobbiamo aggiungere il sorpasso di Gino Risi, assolutamente, per chiudere questa carrellata. Grazie Michele, ricordiamo questo tuo bel libro, Scuola, Maestri, Società, nella Basilicata Liberale. Grazie. Ci prendiamo a te, il caffè. Grazie a te, grazie. Ormai si è freddato, ma va bene. E vabbè, ma lo berremo lo stesso.